Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Poco torna sul mercato con un nuovo top di gamma. Ovviamente alzando la qualità si alza anche il prezzo, ma rimane comunque un prodotto dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Prima di andare avanti con questa recensione, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Saluto gli amici di digitabili.blog e vari gruppi Telegram di malati di smartphone. All'interno della confezione troviamo ovviamente, oltre al nostro smartphone, spillino per mano SIM, adattatore USB jack da 3,5 mm, classici libretti delle istruzioni, un'ottima cover in silicone trasparente morbido, poi abbiamo delle cuffie da 3,5 mm di ottima fattura, cavo di ricarica USB tipo C con questo attacco laterale che è veramente comodo quando si gioca ed è un cavo abbastanza lungo, e poi il caricabatterie da ben 120 watt. La famiglia di smartphone Poco serie F è la migliore per quanto riguarda la qualità costruttiva. Questo F4 GT ha il frame laterale interamente in metallo e il retro in vetro opaco. È uno smartphone robusto e rigido. Le dimensioni sono abbastanza generose. Parliamo di 162,5 x 76,7 x 8,5 mm di spessore per un peso di 210 grammi. Analizzando bene lo smartphone troviamo nella parte destra i trigger che fuoriescono fuori azionando queste due levette. Poi abbiamo il tasto di accensione e spegnimento che integra il sensore delle impronte digitali, che è abbastanza veloce e preciso, 10 volte su 10. Nella parte sinistra abbiamo lo slot che può ospitare due nano SIM, ma non abbiamo l'espansione di memoria. Poi abbiamo il bilanciere del volume. Abbiamo il terzo microfono che è posizionato qui sul lato sinistro. Nella parte inferiore abbiamo il primo microfono, abbiamo la porta di tipo C e abbiamo uno dei quattro altoparlanti stereo. Quindi abbiamo due altoparlanti stereo nella parte inferiore. Poi abbiamo nella parte superiore il sensore infrarossi, il secondo microfono e gli altri due altoparlanti stereo. Quindi abbiamo un totale di quattro altoparlanti stereo. Sul retro abbiamo il modulo delle fotocamere. Abbiamo il LED che ha forma veramente carina, quindi a forma di un lampo, di un flash, e vi abbiamo anche incastonati all'interno della fotocamera due LED che servono per le notifiche, per il gaming, eccetera, eccetera. Poco F4 GT è dotato di un pannello AMOLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD Plus 1080x2400 pixel. Abbiamo poi un refresh rate aumentato a 120 Hz e un touch sampling a 480 Hz. Il display supporta l'HDR10, il vetro esterno è una protezione Gorilla Glass Victus e abbiamo anche l'Always On Display. Come hardware, questo Poco F4 GT trova il potentissimo Snapdragon 8 Gen 1 octa-core a 4 nanometri. Abbiamo la GPU Adreno 730 e 8 o 12 GB di RAM LPDDR5. La memoria interna è a velocissima UFS 3.1 ed è disponibile da 128 o 256 GB, purtroppo non espandibile.
Ottima anche la connettività, abbiamo il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, abbiamo l'NFC per i pagamenti, abbiamo la porta infrarossi e un microfono aggiuntivo sul lato lungo dello smartphone per il gaming. Non abbiamo nessun jack audio. Buono poi il sistema di raffreddamento multistrato, che aiuta a tenere a bada le temperature del potente processore. Per i giocatori incalliti consiglio questa ventola Black Shark magnetica, ovviamente utilizzata con questa cover del Redmi K50, che potete ordinare da AliExpress, dalla Cina, eccetera. Vi arriva, è perfettamente compatibile con il Poco F4 GT e permette di attaccare direttamente questa ventola magnetica sul vostro case e quindi dissipa veramente bene e raffredda davvero il vostro Poco F4 GT. Ottimo anche il feedback ottico grazie al motorino della vibrazione interna e mi ha stupito poi la potenza e la qualità dell'audio quad stereo con ben 4 altoparlanti belli potenti certificati Dolby Atmos e iAiris. Poco F4 GT è dotato di una batteria da 4700 mAh che garantisce l'intera giornata lavorativa con un uso normale. Ovviamente durante le lunghe sessioni di gioco la batteria potrebbe arrivare a zero prima della fine giornata, però vi viene in aiuto la ricarica Raccord da 120 W, con la possibilità di avere una ricarica completa in circa 17 minuti. Il reparto fotocamera di questo Poco F4 GT è composto da un sensore principale da 64 megapixel f1.8, da una grande angolare da 8 megapixel f2.2 e da una fotocamera macro da 2 megapixel. Anche se il reparto fotografico non è da top di gamma, gli scatti sono comunque molto buoni. Bene la nitidezza e il bilanciamento dei colori, sono sufficienti le foto con la grande angolare. Con poca luce poi la modalità notturna aiuta le foto a recuperare la luminosità, ma non aspettatevi comunque scatti particolarmente nitidi, più che sufficiente la fotocamera frontale da 20 megapixel f2.4. I video invece vengono registrati fino al 4K a 60 fps e godono anche di una buona stabilizzazione elettronica. Poco lancia questo F4 GT con la MIUI 13 di Xiaomi, basata su Android 12 e aggiornato con le patch sicurezza del 1 marzo 2022. Il software è abbastanza completo e ha qualche chicca in più rispetto ad altri smartphone, soprattutto per l'ottimizzazione specifica per il gioco. I tasti fisici, quindi i tasti magnetici pop-up, possono essere usati per programmare i vari giochi, per avere varie funzioni specifiche. Poi gli stessi possono essere usati per azionare screenshot, torcia, eccetera, eccetera. Tra altre funzioni del software abbiamo poi i temi, le gesture, la possibilità di programmare funzioni di vario tipo con il tocco sul retro o col doppio tocco sul lettore delle impronte digitali. Non mancano neanche poi la modalità ad una mano e la possibilità di aumentare la RAM in modo virtuale. Quindi potete aumentarla di 3 GB e portare, in questo caso, il Poco F4 GT a 15 GB di RAM totale. Anche su questo F4 GT il sensore di prossimità è di tipo ultrasonico,
Xiaomi si ostina ancora con questo sensore e non capisco il perché. Ma devo ammettere che su questo F4 GT non ho notato particolari problemi come sul vecchio Poco F3. Poco F4 GT viene venduto in Italia a 599€, che diventano 699 nella variante 12256. Vi lascio qui sotto il link d'acquisto in descrizione. Per concludere, questo Poco F4 GT è uno smartphone che offre molto al prezzo giusto. È uno smartphone concreto in tutto, che non delude su nulla. I punti di forza sono la potenza, l'ottimizzazione per il gaming, la ricarica rapida da ben 120 W e la multimedialità con un ottimo schermo e un audio quad stereo. Come contro abbiamo la mancanza del jack audio e qualche piccolo bug per colpa della MIUI di Xiaomi. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao e alla prossima!